fiore. E poi? Questo sarà, vi raccontiamo dopo, quello che attendevate, che sembra il girasole, il fiore, vedete com'è bello. Qual è la significata anche di questo segno molto bello che è stato preparato così bene, no? Il sole chi è? È Dio. Non parlo delle altre letture, ma vedete che voi, soprattutto voi grandi, se leggete un po' quello che è stato detto come parola di Dio, Dio è diventato il sole per Samuele e il Signore era con lui, abbiamo ascoltato. Ma ancora il Vangelo, non ho parlato perché non voglio essere lungo, il Vangelo è questa chiamata dei primi discepoli, quali erano? Giovanni, Andrea, e poi Andrea chiama pure il fratello Simone, tutto è pieno, no? Vedete, stavano con Gesù, dove venite? Venite e vedete, Gesù li invita a stare con lui, è lui il sole, lui che dà gioia di vivere, lui ci insegna a vivere la vita come donna, a viverla intensamente, con tanto impegno, e dire il sole, dire fiducia, dire speranza, perché dove c'è il sole, dove c'è la luce, c'è gioia, c'è vita, c'è speranza. Nelle tenebre non c'è gioia, né vita, né speranza, esempio, ma c'è solo morte, no? Le tenebre, l'oscurità, c'è paura, terrore, Allora questo qua lo porterete, lo conserverete caro, caro, a ricordo di questa giornata, a ricordo di quello. Voi date il gesto della vostra bontà, vissuta insieme con le famiglie in questo tempo natalizio, nel salvadrano, non importa quanto avete messo. È importante che avete messo la vita e avete messo un cuore nel portare questo, nel raccogliere quello che avete potuto raccogliere. Ma soprattutto è importante quell'amore che vi ha aiutato un po' a crescere questo tempo, vi ha educato questo gesto a crescere nell'amore. Questo è importante. Perché possiate anche essere voi un girasole, no? Perché se ci lasciamo illuminare da Dio, vuol dire che possiamo illuminare anche gli altri. Se il Signore è con noi e noi siamo con Lui, possiamo anche avvicinarci agli altri per portarli a chi? Da Gesù. Come ha fatto pure anche Andrea, ha portato il fratello da Gesù. Abbiamo incontrato Gesù. E va, immaginate come l'ha detto, che lascia tutto e ascolta il fratello che gli dice questo, e va da Gesù. Come Giovanni Battista, vedendo Gesù, ha detto, ecco l'agnello di Dio. E cosa fanno questi due discepoli, Giovanni e Andrea? Lasciano Giovanni Battista e si mettono a seguire Gesù. Quando siamo girasole, quando siamo il sole, ma questa luce ci viene da Dio, perciò siamo sole, no? Vuol dire che illuminiamo anche gli altri, pensiamo noi educatori. Essere educatore non è semplice, non è facile. Io prego ogni giorno per voi famiglie che ci rendiamo conto, ma anche per tutti gli educatori. Anche le sorelle, ci sono nella vita incontri decisivi che orientano tutta l'esistenza. Preghiamo perché i cristiani che hanno già incontrato Cristo si impegnino a servirlo con delicatezza e carità sincera nella persona dei fratelli. Pregando insieme diciamo, ascoltaci o Signore. Ascoltaci o Signore. Per la nostra società, perché sappia trasmettere, soprattutto ai giovani, che cercano di dare un senso alla loro vita, valori veri e condivisibili. Preghiamo. Ascoltaci o Signore. Per i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, perché anch'essi rispondano prontamente alla chiamata a saper patire e offrire se stessi con Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Signore Gesù, fa che nei visionari le difficoltà nell'annuncio della parola di Dio non diminuiscano l'entusiasmo di una testimonianza concreta e autentica. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Signore Gesù, fa che noi bambini che viviamo qui, la nostra missione, possiamo aprire sempre più il nostro cuore ai bambini locali, bisognosi di aiuto e di solidarietà. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità parrocchiale, che di domenica in domenica ascolta la parola di Dio, che
lasci da essa interrogare in profondità circa il valore dell'esistenza. Preghiamo. Signore, tu ci chiami ognuno per una missione personale definita. Donaci la gioia di compiere fino in fondo il nostro dovere, sempre unita a te nell'amore. Tu che verregni nei secoli dei secoli. Amen.